Una delle cause principali di ogni crisi aziendale è la mancanza di liquidità derivante da incassi troppo bassi. Bella scoperta, mi dirai. Lo so che sembra ovvio, ma il ragionamento che c'è dietro è tutt'altro che banale. Hai combattuto per anni per coronare il tuo sogno. Prima l'hai immaginato, poi l'hai costruito pezzo dopo pezzo. Alla tua azienda hai dedicato tutto il tuo tempo, anche a discapito della tua famiglia. Hai dedicato tutta la tua dedizione, tutto il tuo impegno. Nominostante questo, i soldi in azienda cominciano a scarseggiare. Fatturi discretamente bene, ma non riesci a pagare tutto quello che c'è da pagare alla fine del mese. Per quanto ti sforzi, le uscite sono molto di più delle entrate. Insomma, ti stai preparando per la tua personale crisi aziendale a causa della mancanza di liquidità, se non ci sei già dentro fino al collo. Ma una soluzione per autofinanziare la tua azienda senza cercare prestiti dalle banche, per aumentare gli incassi della tua attività senza aumentare i prezzi, c'è e io te la voglio dimostrare. Dopotutto non sei l'unico imprenditore a cui sta succedendo. Se solo sapessi quanti piccoli imprenditori si trovavano nelle tue stesse difficoltà, con l'azienda a un passo dalla crisi per mancanza di liquidità e ne sono venuti fuori seguendo un metodo specifico, magari non ti sentiresti più così solo, triste e sconfortato. Proprio per questo ti voglio raccontare la storia di Claudio, un piccolo imprenditore che è riuscito a salvare la sua azienda aumentando gli incassi della sua attività senza aumentare i prezzi al pubblico. Non sono completamente dissociato con la realtà italiana, né ti sto suggerendo di aumentare i prezzi per incassare più soldi anche se ci sono meno clienti disposti a comprare senza pianificare una strategia per farlo. Aumentare i prezzi non è l'unica strada per aumentare gli incassi. L'ho spiegato nel libro Aziende che si finanziano da sole, che puoi acquistare cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione. Claudio produce e vende minuteria e componenti che si adattano a vari modelli di macchinari prodotti da altre aziende. I suoi clienti sono rivenditori di macchinari che passano a Claudio ordinativi di componenti che completeranno il macchinario venduto agli utenti finali. Le vendite di Claudio avvengono con l'aiuto di una rete di agenti e tramite la ricezione di ordini più o meno costanti provenienti dai clienti con cui sono stati costruiti rapporti consolidati e che fanno capo direttamente all'azienda. In pratica, a ogni fattura di vendita emessa da Claudio corrisponde un ordine, cioè una fornitura di attrezzatura per la quale sarà noto il modello e la marca del macchinario da destinare all'utente finale. A un certo punto Claudio si è trovato con entrate in netta diminuzione rispetto alle uscite. Il suo magazzino era strapieno di prodotti invenduti, ma lui doveva continuare a pagare i fornitori, l'affitto mensile del capannone e gli stipendi dei suoi dipendenti. Ha provato a aumentare i prezzi dei suoi prodotti su consiglio del suo fidato commercialista, ma non è stata una strategia vincente. Nessuno voleva più acquistare le sue componenti a quei prezzi. È stato questo il momento in cui Claudio ha fatto una ricerca online per provare a risolvere i suoi problemi con Google e ha scoperto il mio blog. Spulciando i miei articoli uno per uno, ha deciso di avvalersi della consulenza gratuita del mio studio e ci ha contattato. Quello che io e i miei collaboratori abbiamo fatto per Claudio è presto detto. Una riorganizzazione per liberare il magazzino dai prodotti a bassa rotazione, una strategia per rendere più efficiente il suo sistema di consegne e la pianificazione di investimenti per ampliare il suo mercato di riferimento. Così non solo gli abbiamo permesso di aumentare gli incassi, ma anche di aumentare i prezzi del suo catalogo. Quindi, per aumentare gli incassi della tua azienda senza aumentare i prezzi di quello che vendi, qualunque sia il tuo settore, ecco i passi che devi fare. Crea offerte irresistibili e pacchetti preconfezionati di prodotti per rendere più appetibili la tua proposta e magari liberare il magazzino dei prodotti a bassa rotazione. Adotta nuovi modelli di consegna dei prodotti o dei servizi e sfrutta cambiamenti delle abitudini di consumo e di comportamento indotti dalla tecnologia per rendere più efficiente il tuo sistema di delivery. Ad esempio, se prima dovevi fare decine di viaggi internazionali per chiudere la vendita, oggi potresti sfruttare le videoconferenze o invitare i tuoi clienti in sede per una prova su strada dei tuoi prodotti. Aumenta l'ampiezza del tuo mercato di riferimento sfruttando le tecnologie. Molte aziende sono costrette a restare piccole o microscopiche perché non riescono a raggiungere un mercato più ampio. Puntare ad allargare il proprio bacino è fondamentale per ottenere due risultati. Ridurre il rischio di subire l'andamento economico generale del proprio mercato di riferimento e aumentare il volume d'affari a parità di costi fissi. Le strategie di espansione dipendono dal modello di business, ma sono realizzabili in ogni settore. Anche un bar potrebbe allargare il proprio bacino d'utenza organizzando ad esempio servizi di catering per gli uffici che riesce a raggiungere organizzando un giro logico efficiente. Con un investimento strutturale minimo, un furgone, un operaio, può arrivare a servire clienti che non avrebbe mai raggiunto, abbassando l'incidenza della struttura sui profitti. Vuoi cercare altre soluzioni più adatte al tuo business? Aziende che si finanziano da sole è il libro che manca
attaccare la tua libreria che può far differenza per le tue casse. Se come Claudio stai facendo fatica a pagare i fornitori, ma anche i dipendenti o le tasse oppure le banche, e se i soldi incassati non bastano e vuoi avere un piano d'azione per liberare la tua azienda dal peso dei debiti che rischiano di trascinarla a fondo, devi leggere Aziende che si finanziano da sole. Lo puoi acquistare cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione. Si tratta di un testo di cui vado particolarmente orgoglioso perché ho racchiuso al suo interno quello che ho imparato in anni di studio e applicazione delle procedure di gestione finanziaria necessarie a far crescere una PMI in maniera sana, equilibrata e libera dai debiti. Aziende che si finanziano da sole è un distillato di istruzioni pronte all'uso, raccontate attraverso decine di casi pratici e racchiuse nelle 516 pagine del primo libro di finanza aziendale scritto per imprenditori e non per gli addetti ai lavori. Un libro in cui si parla di finanza, di aziende, di imprenditori e delle azioni da fare per creare un'impresa in grado di crescere anche senza risorse finanziarie esterne, solo grazie ai propri flussi di cassa. Un concentrato di strategie fondamentali per creare un'azienda che si autofinanzia, ovvero l'unica tipologia di impresa in grado di sopravvivere, crescere e prosperare anche se le condizioni economiche sono difficili. In questo manuale, che trasforma la finanza aziendale in un gioco alla portata degli imprenditori, ho spiegato anche come applicare queste procedure alle aziende che attraversano una fase difficile come quella che tanti stanno vivendo in questo periodo di incertezza economica generale. Puoi acquistare Aziende che si finanziano da sole cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione. Sono sicuro che non te ne pentirai, come non lo hanno fatto le migliaia di imprenditori che l'hanno già letto. Nel libro non troverai semplici teorie, ma la descrizione di come abbiamo applicato con successo le procedure di gestione finanziaria per le PMI basate sull'autofinanziamento a più di 2000 imprese. Imparerai a ricavare il denaro necessario per realizzare i tuoi progetti o ripagare l'indebitamento della tua azienda senza ricorrere ai finanziatori esterni, attraverso la narrazione delle soluzioni che abbiamo applicato nei progetti di finanziamento operativo e ristrutturazione finanziaria che abbiamo concluso con successo. Il libro contiene decine di storie di imprese molto differenti da loro. Ci sono casi di aziende tessili, ma anche di imprese calzaturiere. Si parla di aziende di meccanica e di imprese produttrici di gabbie per animali, di negozi di elettronica e di supermercati. Leggerai inoltre storie di imprese a conduzione familiare con un paio di collaboratori, ma anche di aziende con più di 90 dipendenti. Esempi di imprese che non hanno avuto più bisogno delle banche per finanziarsi, ma che grazie a una gestione ottimizzata della liquidità hanno trovato al loro interno i soldi necessari per continuare a crescere e restare in buona salute. Storie di imprenditori che hanno trovato accordi vantaggiosi con i loro creditori, cambiato approccio con il fisco trasformandolo da nemico in alleato, ridotto le spese e migliorato i margini di profitto senza rinunciare a fatturato buono, rifiutato di sottostare ai capricci delle banche e ottenuto finanziamenti necessari per la loro espansione. Come hanno fatto? Puoi scoprirlo leggendo i casi studio raccolti nel libro Aziende che si finanziano da sole, che puoi acquistare cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione. Attraverso la narrazione dei casi che abbiamo affrontato, imparerai a capire se la tua azienda brucia cassa o genera abbastanza utili rispetto a quanto ci investi e ai rischi che corri. Capirai dove finiscono i soldi che entrano nelle casse aziendali e perché dal bilancio non riesci a scoprirlo. Capirai se sei schiavo dei debiti della tua azienda e cosa puoi fare per non diventarlo prima che sia troppo tardi. Conoscerai gli strumenti per far crescere il tuo business anche se le banche non ti concedono più un centesimo. Troverai il modo per creare la struttura finanziaria della tua azienda in modo da non doverti mai ritrovare in una situazione di tensione finanziaria. Scoprirai come ho creato la mia azienda senza i finanziamenti bancari e imparerai a diversificare le fonti di finanziamento della tua azienda per darle le basi finanziarie più adatte alla crescita. Capirai perché l'autofinanziamento garantisce una crescita più stabile rispetto ai finanziamenti ricevuti dalle banche o dagli investitori. Conoscerai le leve interne all'azienda da sfruttare per finanziarti anche quando le banche non ti danno credito. Troverai le strategie per espandere l'attività usando solo le forze generate dal modello di business adottato per la tua azienda. Scoprirai che le tecniche per arrivare all'autofinanziamento possono essere utilizzate per evitare ogni genere di crisi aziendale. Imparerai a sviluppare un'analisi strategica per la tua impresa che ti permetta di cogliere i suoi punti di forza e quelli di debolezza. Capirai quali sono i segnali di una crisi aziendale e imparerai a prevenirla. Imparerai a trasformare i debiti in liquidità per l'azienda grazie alle tecniche di negoziazione applicate alle imprese in difficoltà. E scoprirai molte altre soluzioni per la gestione finanziaria della tua attività o la ristrutturazione dei suoi debiti alle quali probabilmente non avevi mai pensato o che non sapevi come realizzare. Acquista anche tu Aziende che si finanziano da sole cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione.